Proverei a realizzare il primo collegamento della mattinata con il professor Nello Biscotti. Professor Nello Biscotti, insignito da pochissimo come membro dell'Accademia Nazionale dei Georgofili, e con lui vogliamo andare a riscoprire la bellezza dei territori e le ricchezze che ci offre la natura nella sua semplicità. Vediamo se riusciamo a collegarci con il prof Biscotti, agronomo, botanico e georgofilo, che, come dicevamo, solo qualche settimana fa è stato insignito di questo grande riconoscimento, entrare a far parte dell'Accademia Nazionale dei Georgofili. Lo vedo nel maxischermo alla mia sinistra. Buongiorno, prof, ben Io trovato. purtroppo buongiorno. Ecco, accomodati un attimo. Se riesci, ti chiederei di mettere il telefono in posizione orizzontale, così possiamo Ma io vederti. non mi vedo però, perché non mi vedo? Evidentemente, perché forse non hai il. Ah, eccolo, eccolo. Noi ti vediamo bene. Siamo felici di averti qui con noi stamattina, felicità che appunto è amplificata da questo riconoscimento che hai ricevuto solo qualche giorno fa in Firenze, nella splendida Firenze. Sei entrato a far parte dell'Accademia Nazionale dei Georgofili, quindi complimenti da Padre Pio TV. Io vi ringrazio, è anche inaspettato questo fatto che sto avendo un riscontro in tutto il Gargano, provincia di Foggia. Inaspettato e sorprendente anche questo interesse poi per questa istituzione. Forse era il caso che insomma ne parlassimo un po' di questa accademia. Evidentemente è abbastanza famosa, Eh quindi beh, anche questo spiega. direi proprio di sì. Però per chi, ecco, non la conoscesse, prof, vogliamo spiegare con molta semplicità che cos'è l'Accademia Nazionale dei Georgofili? L'Accademia, quando diciamo Accademia, è già diciamo, un corpus di uomini che hanno un obiettivo preciso, quindi siamo in pieno illuminismo, prima metà in fondo del Settecento, in Toscana ci sono uomini illuminati che credono nel progresso dell'agricoltura, credono nelle scienze, quindi riescono a mettere insieme i grandi proprietari terrieri e chi studia, quindi uomini di scienza. Mettersi insieme per far sì che questa attività molto fiorente nella Toscana potesse progredire e svilupparsi. Quindi uno poi subito pensa, e invece da noi che succedeva? Da noi c'erano greggi di pecore che pascolavano e qui si lottava per far sì che si affermasse l'agricoltura. Quindi ecco poi le differenze storiche come segnano poi i territori, no? Le diverse ragioni. Eppure, E eppure, in eppure, quell'accademia. eppure in quegli anni sul Gargano girava uno studioso come te, che risponde al nome di Michelangelo Manicone e che è stato uno dei primi, se vogliamo dire, no, studiosi del nostro territorio a mettere nero su bianco le peculiarità del promontorio garganico. Non solo nel Gargano, ma in tutta la Capitanata, la sua Daunia, quindi siamo gli ultimi. L'Accademia nasce nel 1753, noi sappiamo che Manicone diventa membro, quindi qualcuno lo coinvolge, questo è già molto interessante, cioè che in questa solitaria terra, dalla Toscana, ci si accorge che c'è questo personaggio, questo studioso che crede nell'agricoltura, parla di clima, parla di cambiamenti climatici,
E questo per dare un'idea, poiché l'Accademia dei Georgofili non è solo agricoltura, ma è il mondo delle scienze applicate all'agricoltura, perché riflettiamo poco sul fatto che le scienze hanno i primi grandi momenti applicativi proprio in ambito agricolo. Molto bene, e Quindi è interessante. a distanza poi di circa 200 anni arriva il professor Nello Biscotti a riportare. Questo è stato veramente emozionante, credetemi, cioè, anche perché per me Michelangelo Manicone è stato un mentore in tutti i sensi, perché la sua opera, che nessuno, secondo me, compreso me, l'ha mai letta dalla prima pagina all'ultima, è sempre stata consultata capitolo per capitolo. Eh sì, un'opera Quindi mastodontica potremmo la definire. mastodontica che non finisce mai di sorprenderti ogni volta che lo leggi, che la leggi, trovi del nuovo, trovi delle acutezze che ogni volta poi ti sorprendono. Uno che viene poi anche deriso in qualche maniera, perché lo chiamavano il patatista, perché Manicone, ecco perché poi l'Accademia dei Georgofili fa questo, non si occupa di agricoltura, dicevo, ma si occupa poi di cibo, di piante cibo. Quindi quando Manicone scrive la fisica Appola, siamo in un tempo in cui si fatica ad affermare la patata come coltura, perché viene proposta come pianta nuova per produrre cibo, proprio perché in quegli anni le carestie da grano si ripetono quasi ogni 15-20 anni, e quindi si pensa a trovare surrogati del grano. Ecco, la patata si afferma per questa ragione. Ecco, prof, È uno dei primi. stiamo entrando nel vivo della tua materia. Tu sei professore di scienze naturali, come abbiamo letto anche nel tuo sottotitolo, agronomo, botanico e georgofilo, che significa appunto cultore, della terra. Noi, però, prima di approfondire anche attraverso le tue pubblicazioni, quanto già di interessante stavamo accennando, ci fermiamo solo per qualche istante e ritorniamo insieme tra pochissimo, per cui resta collegato con noi. Linea alla regia. Dunque, abbiamo intrapreso con il professor Nello Biscotti, membro dell'Accademia Nazionale dei Georgofili, questo viaggio nel territorio di Capitanata, quella Capitanata che ospitò Padre Pio, che elesse a sua dimora per tutta la sua vita, e lo facciamo appunto con uno dei massimi esperti del territorio come Nello Biscotti, da poco insignito di questo importante riconoscimento che, come ricordavamo, ha visto un suo illustre predecessore, il Michelangelo Manicone, che con la sua fisica Appula in tempi non sospetti, ecco, parlava già anche di cambiamenti climatici, come ci ricordava il professore. Ci eravamo lasciati però parlando della patata, patata che viene portata in Europa da Cristoforo Colombo, quindi nella seconda metà del 400, ma che non si diffonde immediatamente, prof, per arrivare come piatto abituale sulle nostre tavole. Servono anche decenni, no? Possiamo dire, probabilmente anche di più. No, se è stata portata in Europa a fine 400, diventerà, siamo alla fine del 700, ancora non si afferma. Perché non si afferma? Perché c'è un rifiuto nell'accettarla, soprattutto dalla parte del mondo rurale, di quelli che poi chiamavamo i poveri, no? I villani. Perché si rifiutano? Perché in questo tempo c'è ancora una visione del cibo, che è una sorta di stratificazione sociale del cibo, era classificato socialmente, per cui c'era il cibo dei ricchi e il cibo dei poveri. Questa stratificazione avveniva perché si seguivano le regole della natura, no? Che c'è la terra, poi c'è l'aria, oppure c'è
poi c'è l'acqua, quindi i cibi venivano collocati all'interno di questa gerarchia, per cui i cibi quanto più erano posti in alto, per cui l'aria, quindi tutti i volatili, più acquisivano valore. Ecco perché i ricchi mangiavano molta selvaggina e quindi i villani e i cafoni erano quelli che poi, per loro condizione naturale, per volere di Dio, erano legati ai prodotti della terra. Quindi quando immagino la patata, sta ancora collocata nello strato più basso, quindi siamo nel sottoterra, quindi già carote, tutte altre piante da tubero, venivano associate proprio ai poveri. E allora quindi la patata, che è un tubero che sta sottoterra, viene visto come un'ulteriore pianta che poi rafforza questa condizione per i villani, chi vive la terra, condizione di sociale, insomma, no? Quindi Sì. ecco perché il rifiuto poi si affermerà, e si affermerà particolarmente nelle culture centroeuropee. Però ecco, grazie a Manicone, noi abbiamo, grazie alla sua attività divulgativa, succederà che quella patata sarà coltivata in tutta la Puglia. E oggi è un cibo assolutamente diffuso, no? E che noi, ecco, se non ci fossero gli storici a ricordarcelo, daremmo quasi per scontato. Non immagineremmo neanche che la patata è un cibo che arriva dal Nuovo Mondo e che per affermarsi sulle nostre tavole impiega anche centinaia di anni. Fino a quel momento, quando il frumento scarseggia, mangiano soprattutto le erbe spontanee. Così arriviamo anche alle tue numerose pubblicazioni, che in questi anni hanno impreziosito, ecco, gli studi degli appassionati e che ci aiutano a scoprire quel meraviglioso mondo delle erbe spontanee, anche distinguendo tra quelle edibili e quelle non edibili, tra quelle commestibili quindi e quelle non commestibili, perché tra le piante spontanee ci sono anche piante velenose che possono causare, anche la morte, no? Penso alla cicuta. Eh sì, diventa quasi automatico poi entrare anche in questa, poi specialmente vivendo qui in Gargano, Capitanata, Pianura di Foggia, automatico diventa misurarti con quest'altro mondo di piante, che poi sono piante cibo, insomma, cioè quando parliamo di piante cibo entriamo in un altro mondo, che è quello dell'etnobotanica, che ha cercato di approfondire tutti i legami delle comunità umane con le piante, perché con le piante ci abbiamo fatto di tutto. L'interesse è stato sempre quello più forte, è stato quello di tipo medicinale, ma avevamo poco considerato l'aspetto alimentare. E qui la Puglia, oppure la provincia di Foggia, ancora meglio il Tavoliere delle Puglie, può raccontare moltissimo, cioè di come sia stato veramente forte l'interesse delle comunità rurali, del Tavoliere specialmente, verso questo tipo di piante, che sono piante selvatiche. Perché le chiamiamo selvatiche? Perché le abbiamo dovute distinguere dalle piante coltivate. Quindi quando dico grano, quando dico mela, pera, dico piante, sono nostre vere e proprie invenzioni. E la cosa interessante è che nonostante abbiamo inventato tanti cibi, è rimasta ancora questa pratica, questa esperienza di fare uso di cibi selvatici, di piante selvatiche. E questo è successo in tutto il pianeta, ovunque. Però quello che sorprende è che forse, noi, se guardiamo un po' la letteratura etnobotanica, si scopre che la Puglia o il Tavoliere delle Puglie è un caso unico che sorprende colleghi della Croazia, colleghi
spagnoli, colleghi africani, tutti etnobotanici, che si sorprendono nel vedere questo uso intenso che le comunità del Caudillo fanno ancora di queste piante. E allora la domanda è: come mai, come ce la spieghiamo questo legame con il cibo selvatico? Intanto ce la spieghiamo perché il cibo coltivato spesso mancava, nonostante eravamo bravi a produrre, a coltivare, bastava una pioggia che non veniva, bastava una pioggia che era abbondante, ti pregiudicava il raccolto e c'era la possibilità di misurarti poi con la fame. Quindi i ricchi capiscono che i contadini, nonostante le carestie, riuscivano a sopravvivere perché avevano questo patrimonio di esperienze che vi aiutava a sopperire a queste criticità. Prof. Allora, la provincia di Foggia è fortissimo questo legame perché qui c'è una folla di gente che reclama il diritto alla terra. Qui esistono figure di contadini senza terra, uniche, e che quindi non hanno niente e si devono inventare un modo per sopravvivere. Costruiscono la propria, ecco, mi vengono in mente i terrazzani. Esiste, quindi si svilupperà una comunità di persone che avrà anche profili etnici, che costruirà tutta la propria esistenza a raccogliere cibi spontanei. Prof, sarei ad ascoltarti per delle ore, è veramente preziosa, è bella la tua testimonianza, però giunge al termine la nostra chiacchierata. Io ti chiederei, ecco, in conclusione, quale tra le erbe spontanee commestibili è la tua preferita? La mia preferita, ormai c'è questo forte interesse attorno alla salicornia. Ecco, le più preziose sono sicuramente le salicornie per me, ma ce ne sono altre, perché poi non è, le erbe spontanee si apprezzano tanto singolarmente quanto invece le riusciamo a combinare per creare le famose misticanze. E qui c'è un'abilità dei nostri terrazzani nel saper combinare le diverse specie ed ottenere poi dei risultati sorprendenti da un punto di vista sia gustativo, perché poi sanno scegliere quella che deve dare aroma, quella che deve dare un po' di amarognolo, quello che deve dare un po' di dolce, ecco. Con il cibo selvatico forse potremmo riprendere a educarci un po' meglio su quelli che sono i sapori, perché stiamo crescendo ormai sul dolce e salato, non sappiamo più niente di amaro, lo rifiutiamo, Di non sappiamo piccante, più niente di acido. mi hai fatto venire fame. Adesso mi hai fatto venire fame, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca perché, come dicevi tu, anche le erbe spontanee poi nella misticanza sanno esaltare dei sapori che non immaginiamo neanche più. Ecco, per questo è importante raccontare queste cose e per questo è importante la tua passione, i tuoi studi in merito. Ricordo tra le tante tue pubblicazioni, abbiamo visto qualche copertina dei tuoi libri, c'è Le vie erbose che sicuramente ci può guidare alla scoperta di questo fantastico mondo delle erbe selvatiche. Prof, è stato davvero un piacere condividere con te qualche minuto stamattina. Ma Noi ti io volevo solo ribadire che, cioè, stiamo attenti a non far sì che questo mondo delle erbe selvatiche sia poi ridotto ai minimi termini come fatto di folklore. No, no, Stiamo no, no. parlando di cose serie, di cose importanti. Ecco, c'è una scienza che si chiama etnobotanica che sta documentando queste esperienze. Quindi non è detto che la scienza si debba occupare sempre del futuro. Ci sono scienze che cercano di recuperare ciò che è passato, quindi perché dal passato possiamo sicuramente apprendere qualcosa. E noi sappiamo a chi rivolgerci per farci illuminare, lo abbiamo fatto con te stamattina, appunto. E nel salutarti ti rinnoviamo i nostri complimenti più sinceri per la nomina a membro dell'Accademia Nazionale dei Grazie, Geografi. grazie, Grazie a te, prof, ci rivediamo, grazie. Grazie ci risentiamo a voi per presto. avermi dato
questa opportunità. Grazie. Buon proseguimento di giornata a te. Noi diamo la linea alla Grazie. regia e ci ritroviamo tra pochissimo.